del programma culturale di Crocita Capitale Italiana della Cultura. Allora, il tema della sostenibilità per noi non è un livello accessorio al progetto di capitale. Nel nostro dossier di candidatura abbiamo ad esempio focalizzato fortemente l'attenzione sui temi della sostenibilità e già in fase di progetto abbiamo ideato proprio un piano per la gestione sostenibile degli eventi, individuando 5 ambiti di policy, ad esempio il tema della mobilità sostenibile, il tema dei rifiuti, il tema della giustizia alimentare, il tema energetico, quindi ogni azione in qualche modo cerca di perseguire qualcuno degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030. Questo ci consente quindi di poter utilizzare la cultura come volano per attivare percorsi e processi anche di trasformazione dei comportamenti, e noi sappiamo bene che ovviamente tanto del cambiamento delle nostre comunità dipende proprio dal cambiamento dei comportamenti. Su questo abbiamo fatto tanto in questo inizio di anno da capitale. Tanto è stato fatto in questi mesi, ad esempio sul tema della mobilità, attraverso una politica di cooperazione con la Regione e con EAV, il trasporto pubblico sull'isola è un trasporto pubblico a prevalenza elettrico, ma soprattutto gratuito. Da Procida sono partiti progetti fortemente simbolici come Italy Carbon Free, ci saranno diverse azioni che continuamente andranno a monitorare ad esempio l'effetto delle azioni sulla qualità dell'aria, e quindi un monitoraggio costante della qualità dell'aria, così come alcune associazioni dell'isola dal basso hanno avviato alcuni percorsi come quello ad esempio della borraccia, quindi un progetto che in realtà riesce a distribuire negli esercizi commerciali delle borracce per poter sostituire quelle che sono le bottigline di plastica. Quindi piccole azioni e anche azioni di sistema che cercheremo costantemente di avviare in questo anno da capitale.